Professor Pace, siamo qui oggi all'Università, al Dipartimento Giuridico, per presentare un importante volume che parla proprio dell'Unione Europea, della storia dell'Unione Europea. Sì, il libro dei discorsi di David Sassoli, che lui ha tenuto tra il dicembre 2019 e il 21, dicembre 21, quando poi purtroppo è venuto a mancare. E io consiglio l'acquisto e la lettura di questo volume, perché non è solo un elenco di discorsi, ma il dottor Surdo, che ha curato l'organizzazione, ha creato una vera e propria memoire, cioè una memoria dell'attività politica che David Sassoli ha svolto come Presidente del Parlamento Europeo. C'è oggi una figura che riesca in qualche modo a perseguire le tappe di David Sassoli? L'attuale presidentessa sicuramente ha un ruolo importante. La peculiarità della posizione di David Sassoli è che lui è stato presidente durante la pandemia e quindi ha dovuto contribuire con Consiglio e Commissione a trovare nuove soluzioni all'interno del processo di integrazione europea. Attualmente il tema non è quello della pandemia, è purtroppo quello collegato alla crisi e guerra in Ucraina, e dinamiche sono più collegate alle volontà degli Stati più che alle istituzioni dell'Unione. Oggi l'Europa è chiamata ad una grande sfida, per la prima volta dopo tanti anni mette a disposizione un'enorme quantità di fondi a disposizione per il rilancio dell'Europa. Quali sono gli obiettivi e soprattutto questa Europa sta cambiando? Come e perché sta cambiando? Allora, la risposta è sì, sta cambiando, e questo è anche grazie a David Sassoli e alle politiche che si sono sviluppate durante la pandemia. E infatti il Next Generation EU, che è sostanzialmente il grande programma che fornisce e sta fornendo importanti fondi ai singoli Stati membri, la struttura del Next Generation EU sarà utilizzata nella riforma del cosiddetto patto di stabilità e crescita, di modifica, diciamo, del quadro giuridico dell'euro. Quindi sta cambiando, le istituzioni dell'Unione cambiano sempre lentamente a fronte di crisi, e la grande crisi della pandemia ha determinato un passo in avanti che speriamo continui.